trovato questo qui? Qui davanti alla nostra porta. Sembra un robottino. L'hai sentita anche tu? Aiuto! Perché continua a dire dottor Gino? Mettiamo la telecamera nascosta e lo spiamo. E che sta succedendo? Ho aperto una pagina. Cosa c'è dentro? Sono qui per... Per? Cosa? Chiedermi scusa. Cosa? Omi! Cosa? Tu sei il componente X! Ma mi raccomando, no, finisco! Ha detto che l'ha spenta lui. Cosa? Che ha detto? È caldo oggi. Dominique! È capace di accendere qualunque cosa! Insomma, dai, vuoi dirmi pure che adesso sa fare il caffè? Guardatela! Ci prendo? Ok. Aspetta, è suo! Ha detto che si è acceso da solo! Secondo te gli piace? Beh, non lo so, però mi sembra che gli piaccia. Ok, gli piace. Sì, sembra di sì. Bene, Omi, siamo contenti che ti piaccia giocare con il nostro computer. Anche se non so come faccia, però... Ecco, okay. Quindi puoi giocarci tutto il tempo che vuoi, davvero. Noi andiamo nell'altra stanza, tu gioca, fai come se fosse il tuo, davvero? Sì, tanto. Ciao, stai tranquillo, fai come se noi non ci fossimo. Ciao. Vinci, vinci. Ciao. Bravo, ciao. 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 È fatta. Un po' di pace. Buongiorno, ragazzi. Io sono Eri. E io sono Dominica. E chi siamo? Le dillo, che siamo di Vinino. Insieme. Para. Siamo qui perché dobbiamo parlare di cose importanti. È il momento di parlare di cose serie. Ma non puoi prendermi una pesce in faccia. Oh sì che posso. Tirati su, forza. Aspetta. Come avete visto, abbiamo lasciato Omi nell'altra stanza. Gli abbiamo dato un gioco proprio per fargli fare qualcosa, per tenerlo impegnato e avere la possibilità di parlare da soli senza che ci senta finalmente. Era piano. Non so se vi siete persi le ultime cose che sono successe, però io vi direi di andare a vedere gli altri video. Insomma, la situazione è tragica, ragazzi, siamo fritti, non sappiamo che cosa fare. Il problema è che abbiamo un robot domestico, un robot da compagnia, ma non l'abbiamo voluto noi, è arrivato da solo. Si è fatto trovare davanti la porta, l'ha costruito il dottor Ginio. È venuto dallo spazio. No, è venuto dal dottor Ginio. Ah, ecco. Ma non è solo questo il problema. Il problema vero è che comanda tutto quanto lui. Comanda noi, comanda la nostra casa, comanda il climatizzatore, comanda la TV. Poco fa io stavo guardando i cartoni animati, arriva lui e mi ha cambiato canale per vedere come è fatto. Cioè? È un programma che spiega come sono fatte le cose, come sono prodotte. Insomma, è un robot, è interessato a queste cose. Questo è il punto. A quanto pare, così come è capace di giocare al computer, è capace di comandare qualsiasi oggetto elettronico. A distanza, senza telecomando. Ma non è finita qui. Dietro ha un pulsantino che dice on e off, accento spento. E voi direte che problema c'è, lo spegnete. Ma non è così, perché stanotte abbiamo scoperto che si accende da solo. Anche quando lo spegni si accende da solo. Dominique, parla piano! Scusami, sono nel panico! Questo significa che non abbiamo via di scampo, non possiamo fare niente! E d'altra parte, che cosa facciamo? Lo buttiamo fuori di casa, ma non passiamo, è piccolo e indifeso! Ogni tanto è così carino, dice di volerci bene! Questa mattina, ad esempio, mi ha detto di essere uno dei dinsiemini e si è messo a urlare dinsiemini sì per mezz'ora! Era adorabile e anche voi tutti dinsiemini l'avreste pensato! E anzi, se voi che ci state guardando siete tutti dei dinsiemini, iscrivetevi a questo canale attivando la campanellina e lasciate un bellissimo like qui sotto a questo video. E se volete prendete anche le maglie dei insieme, le trovate su dinsieme.it/shop oppure nel link in descrizione. Sì, ma per quanto adorabile sia Eric, sì, tutta questa situazione non ci fa stare tranquilli. Dobbiamo sì. fare qualcosa, ma non sappiamo cosa. No. Per adesso rilassiamoci un po' mentre lui gioca. Sì. Later. Che sta combinando Eric? Ma che Eric, ehi! Guarda chi è arrivato! Un pacco enorme! Ma Eric, piano! Tantissimo, l'ho salito per tre piani con la mia forza! Ok, ma Eric? Che c'è? Ma se non pesa niente? E comunque è gigante! Andiamo! Ok, piano però, non lo sbattere più! Eric, è leggero! Ciao, Omi,
Mi sa che Omi ha perso. Vabbè, tranquillo, tranquillo, non preoccuparti, capita. Ehi, che fai piano? Chissà che cosa c'è in questo pacco, Dominique. L'hai comprato tu? Non lo so, penso di sì, mi sembra di sì. È una cosa per me. No, io lo so che cosa c'è dentro. Cosa? Un albero di Natale. Che? Ma se siamo ad agosto, Eric? L'ho capito! Due alberi di Natale! Oppure è un regalo per me! Apriamolo. No, Eric, aspetta. Magari è un monopattino. No, sì, Eric, devi fermarti. Penso che non sarai contento di quello che c'è qui dentro, perché insomma, come dire, è un regalo! No, davvero? Sì, ma non è per te. Come non è per me? Mi dispiace, ma insomma... E per chi è allora? È per il gatto! Ah! Ok, apriamolo! Ok, vai, a te l'onore. Più piano, Eric, non vorrei che si rompe. È una vasca. Non è quello che pensavo, Eric. Non è proprio quello che pensavo, no, dai! No, Dominique, che cos'è? Dominique, ma che regali fai? No, non doveva essere questo. Io avevo comprato un regalo, ho comprato un gioco per il gatto. E invece è arrivata un'altra cosa che ho comprato sempre io, ma non era il regalo per il gatto. E questo per chi è? Beh, Eric, davvero non lo capisci? Voi lo capite? Beh, mettilo al contrario. Ah! Figo però, sembra un oggetto del futuro. Che cos'è una vasca del futuro? No, Eric. Un cappello? Un cappello? No, Eric, aspetta, come dire. In realtà quella lì è per il gatto, cioè è la lettiera. Che cos'è? Eric, quella per i bisogni. I bisogni? I bisogni del gatto. Ah! Che schifo! Eric, te lo dicevo io! Ma perché non me l'hai detto solo? Ma tanto è pulita, è nuova! Per favore, basta, non arriva mai niente di buono in questa casa! Ma dai! Oh, diciamo con te, è meglio! 2 hours later. Dominique, ho un serio problema. Che succede, Eric? Mi è venuta una terribile, una fortissima voglia di popcorn. Popcorn? Non preoccuparti, puoi mangiarteli, non ti faranno ingrassare, cioè non quelli, ti faranno ingrassare tutto il resto che mangi. Ma cosa? Non è vero! Insomma, Dominique, non è questo il problema. Il problema è un altro. Il problema è che i popcorn io li ho finiti. Di già! Vabbè, appena andiamo al supermercato ne compriamo un'altra scorta. No, Dominique, ma io li voglio adesso. Dai, Omi, dillo anche tu. Noi adesso abbiamo voglia di popcorn, no? Vedi, Dominique! Ma lui non li mangia, non mangia niente lui. Per favore, andiamolo a comprare adesso, 2 minuti. Eric, non so se ti sei accorto, ma sta diluviando, sentite il rumore della pioggia, piove fortissimo. E noi dovremmo scendere adesso per comprare i popcorn. Eric. Popcorn. Ma vi siete messi d'accordo? Grazie, Omi. Dai, andiamo, Dominique, andiamo. Com'è possibile? Dimentichi sempre tutto, sempre tutto. È prima successo. Di scendere, te lo dico 30.000 volte, prendi tutto quello che ti serve. Mi ha fatto scendere contro voglia, con la pioggia, e si è anche dimenticato il portafoglio. Ma è successo. Eravamo quasi arrivati al supermercato e non potevamo nemmeno pagare perché ha dimenticato i soldi. È successo. E ora siamo tornati. Succede a tutti. E poi Dominique ti dimentica di dire che siamo tornati per riscendere. Oh mio Dio. Popcorn. Dai, saremo a prendere questo portafoglio e andiamo. Dai, facciamo in fretta però, per favore, eh? Che seccatura. Quelle informazioni?
Oh mio Dio, è vero. Sta parlando col dottor Gini. Com'è possibile? E soprattutto perché sta parlando col dottor Gini? Ma gli ha chiamato lui. Perché è in contatto col dottor Gini. Parla di informazioni. Gli ha detto di inviargli delle cose. Allora non mi è in contatto con lui. Zitto, andiamo a vedere. Facciamo piano. Se ci scopre finito. Sento, lo sento. Cosa fa? Cosa sta facendo? Con cosa? Papà, parla di noi, Dominique. Zitto, zitto. Fammi cercare io. Oh, Omi!